Ciao a tutti e benvenuti su ATLAB. In questo video vedremo come smontare, riparare e riutilizzare delle vecchie lampadine a LED rotte. Avevo qui in laboratorio diverse lampadine a LED rotte e vecchie e che piuttosto di buttare via abbiamo pensato di ripararle oppure riutilizzarle, come vedremo in questo video. In particolare, nel video troverete una piccola descrizione di come smontare le lampadine e soprattutto alcune misure che si possono fare sui LED in maniera da ottenere i parametri caratteristici come la tensione e la corrente di forward. Poi, in particolare, vedremo come abbiamo realizzato questo faretto LED da circa 300 watt equivalenti, di cui abbiamo riutilizzato i LED di alcune lampadine cinesi economiche, anzi direi super economiche, e quindi abbiamo ottenuto solamente i LED. E invece andremo a vedere come possiamo riutilizzare dei LED e andare a ricreare il circuito di alimentazione di questa lampadina. Ora vi lascio il tutorial. In commercio esistono diversi tipi di lampadine LED. Possiamo trovare ad esempio delle lampadine che si differiscono per la potenza assorbita dalla rete, quindi dalla potenza luminosa che emettono, dal colore della luce che emettono, dalla tipologia di LED che vi sono installati all'interno, nonché dalla forma appunto delle lampadine. Qui ne abbiamo diversi tre tipi. Delle lampadine a forma di pannocchia, delle lampadine molto più grandi a forma di bulbo e una lampadina più piccola. Ad esempio, in commercio ora esistono anche delle lampadine a filamento, solamente che il filamento è costituito da dei LED, quindi ci assomigliano a delle lampadine vecchio stile, ma in realtà sono molto più efficienti. Alcune differenze le possiamo trovare anche all'interno dell'alimentatore dei LED. Esistono alimentatori non isolati e alimentatori isolati dalla rete 230. Questo significa che se si tocca un LED o meno si può rimanere folgorati. La differenza inoltre anche a livello economico, nonché di componentistica da installare. Gli alimentatori non isolati sono più semplici da realizzare, in quanto non presentano ad esempio uno stadio switching che è presente negli alimentatori isolati, e questo ovviamente complica il circuito. In ogni caso, il compito di un alimentatore per dei LED è quello di fissare la corrente, infatti sono degli alimentatori in corrente. Questo significa che se si fissa la corrente verrà fissata anche la luminosità che viene emessa dal LED. Il guasto tipico si presenta come un malfunzionamento dell'alimentatore e quindi la lampadina si spegne. Si presenta in forma di bruciatura o rottura di qualche componente, ad esempio resistenze oppure diodi. Normalmente è causato dalla rottura appunto di un LED che emette luce, che appunto si guasta per effetti termici o per quant'altro e cosa succede? L'alimentatore che è regolato in corrente porterà la sua massima tensione all'uscita. Questa tensione tipicamente va a bruciare ad esempio la resistenza che è messa in parallelo per limitare o scaricare eventuali capacità. Come possiamo vedere, smontare la lampadina a pannocchia è piuttosto semplice. I LED sono inseriti in una sorta di binario e una volta estratti ne avremo diversi e appunto avremo diverse striscioline su cui sono già installati i LED. Tuttavia è molto più difficile smontare la lampadina piccolina, in quanto è tutta resinata e quindi solo per aprirla abbiamo dovuto utilizzare il Dremel. Ciò naturalmente renderà anche più difficile il suo riutilizzo. Con l'uso di un alimentatore regolabile stabilizzato in tensione continua, possiamo andare a testare i diversi LED. In particolare andremo a verificare il funzionamento e la loro tensione di accensione. Una volta determinata la tensione che serve per accendere un'intera striscia, potremmo andare a scorrere tutte le strisce e quindi verificarne quali funzionano e quali no. Individuate le strisce guaste, potremmo andare a selezionare i singoli LED e quindi a testare i singoli LED con il nostro alimentatore e quindi verificare quale LED sarà stato bruciato all'interno di una singola striscia. Lo stesso procedimento poi lo applicheremo anche alla lampadina piccolina, in maniera da determinare il LED che è stato bruciato. Normalmente sui LED bruciati si possono trovare alcuni segni di bruciatura, come dei puntini neri. Individuati i LED guasti, possiamo andare a sostituirli oppure andare a bypassarli, ad esempio con un filo di rame. Nel nostro caso sono stati bypassati in quanto i LED da sostituire sono i 5630, che hanno un pad nascosto al di sotto del componente che funge da ulteriore elemento di dissipazione termica. Scegliamo una piastra di dimensioni opportune da potervi installare le nostre strisce smontate alla lampadina a pannocchia. A questo punto prepariamo della colla epossidica mescolandola adeguatamente. Poi iniziamo a stenderla in maniera uniforme e quindi potremo collocarvi sopra le strisce di LED. Prima che la colla asciughi, possiamo andare a posizionare i LED in maniera ordinata, spostandoli leggermente. Una volta che la colla è asciugata, possiamo andare a saldare tutti i cavetti e quindi andare a comporre una lunga striscia di LED.
senza dimenticarsi di collegare due cavetti per l'alimentazione. Come potete vedere, ora la piastra è pronta per il collaudo. Per il collaudo abbiamo bisogno di un alimentatore regolabile in tensione che abbia una tensione sufficientemente alta, all'incirca 300 V. Per questo scopo è molto utile il banco prove che ho realizzato e di cui troverete un video più avanti. All'interno del banco vi è installato un variac che mi permetterà di regolare la tensione alternata e quindi raddrizzandola anche di variare la tensione continua. Come possiamo leggere sui multimetri, la tensione di attivazione dei LED è intorno ai 100 V, la tensione invece di regime sarà intorno ai 150. Attenzione perché io sto accendendo solamente metà della piastra. La corrente di alimentazione dei LED viene impostata a 100 mA. Questa è un'ottima condizione per il funzionamento dei LED, in quanto non riscaldano eccessivamente e quindi rientrano nelle specifiche termiche. Una volta determinate le specifiche dei LED, è il momento di iniziare a dare un'occhiata allo stadio di alimentazione. La progettazione va fatta ad hoc per ogni singolo LED, in quanto le caratteristiche sono diverse e quindi la corrente è diversa. In ogni caso, l'alimentatore serve per regolare la corrente e fissarla ad un determinato valore, indipendentemente dalla tensione che verrà applicata poi ai LED. Una volta collaudato il circuito e lo schematico progettato, è il momento di progettare il PCB e quindi andare a realizzare la schedina elettronica. La schedina è stata realizzata molto piccola in quanto dovrà essere poi inserita all'interno dello chassis del vecchio faretto alogeno. Sul resto della piastra è stata installata una letta di raffreddamento recuperata da un vecchio processore. Questo serve per aumentare e migliorare la dissipazione di calore. Siamo arrivati all'assemblaggio finale. A questo punto prendiamo il nostro faretto alogeno e quindi rimuoviamo la lampadina e le parti interne per installarvi appunto la nostra piastra di LED con la letta di raffreddamento. Quindi iniziamo collegando la presa 230 di alimentazione alla nostra schedina e inoltre andiamo a collegare la piastra sempre alla nostra schedina. Infine collochiamo il vetro frontale e lo chassis metallico che andremo a chiudere con delle viti, in maniera da ripristinare il nostro faretto alogeno che ora sarà LED. Infine siamo pronti per accendere e collaudare il nostro faretto. Lo colleghiamo a un banco prove 230 che ci indicherà la potenza e la corrente assorbita dalla rete elettrica, che nel nostro caso sono di circa 25 W e 120 mA. Per farvi un'idea di quanto sia forte questo faretto, potete vedere queste immagini. Cambiamo ora scena e quindi lampadina LED. In questo caso utilizzeremo questa lampadina per andare a ricostruire il circuito di alimentazione. La prima operazione da fare è quella di smontare la lampadina. Quindi andiamo a dissaldare i vecchi cavetti di alimentazione che tengono fermo il circuito di alimentazione posto sul retro e quindi andremo poi a rimuovere i LED montati sulla letta di raffreddamento con tre viti. Ora avremo liberato i LED e quindi potremo andare ad eseguire le riparazioni. Infatti il prossimo passo sarà quello di andare a sostituire i LED bruciati, che ormai sono saltati via addirittura dal colpo, con un ponticello, quindi un cortocircuito. In questo caso i LED sono montati in parallelo a coppie di due e poi sono stati messi in serie, quindi bypassandone uno in realtà se ne spegneranno due. Come abbiamo fatto per la precedente lampadina e il faretto, sarà necessario progettare uno stadio di alimentazione. Anche in questo caso sarà progettato ad hoc date le specifiche dei LED come la tensione e la corrente di forward. Anche in questo caso l'alimentatore sarà di tipo non isolato dalla rete e sarà utilizzata una tipologia di circuito molto comune in moltissime lampadine LED. Con la data circuito potremo andare a montarlo su una scheda 1000 fori, in quanto è più semplice ed è formato da meno componenti. Quindi andiamo a montare e a collocare tutti i componenti sulla scheda cercando di tenerli in ordine. Infine li andremo a saldare sul retro. Il nostro circuito di alimentazione quindi sarà pronto e sarà possibile collaudarlo al banco. Anche in questo caso andremo ad utilizzare il banco dotato di variac con regolazione da 0 a 230 V alternati. La misurazione più importante da fare in questo caso sarà la corrente appunto che scorre attraverso i LED, che in questo caso arriverà a raggiungere un massimo di circa 120 mA. Sopportabili tranquillamente dai LED in quanto sono montati su una letta di raffreddamento in alluminio. Come dicevo all'inizio, questa lampadina sarà montata sulla lampada a braccio che mi illuminerà il bancone di lavoro.
La lampada originariamente era molto vecchia e tutte le parti in plastica ormai erano rotte, quindi ho pensato di andare a sostituire il cestello utilizzando il fondo di un estintore in alluminio che era stato utilizzato ancora molto tempo fa per il progetto della fornace. L'alimentatore sarà collocato all'interno dell'estintore e la lampadina sarà fissata sul fronte e collegata all'alimentatore mediante un mammut. Anche in questo caso, questa lampadina LED risulta molto forte e molto potente, il che sarà molto utile per illuminare il banco di lavoro. Se questo progetto vi è piaciuto, vi prego di dare un'occhiata anche al canale T-Lab, che sicuramente ne troverete altri di molto interessanti riguardanti l'elettronica e il fai-da-te. Qui ne potete trovare alcuni. Intanto un saluto, ciao!